Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio su The Sims. Nello scorso episodio abbiamo visto passare di età Sofia. Quindi la prima cosa che andiamo a fare oggi è quella di modificare i suoi look. In questi giorni ho giocato un po' con loro e ho deciso di mettere i capelli grigi a tutti i look di Jessica per rendere la sua età più reale, visto che ormai è un'anziana. E ho cambiato anche l'acconciatura del look quotidiano e anche quella, se non sbaglio, del look formale. Le ho messo questi chignon bassi, che devo dire mi piacciono molto. Il look sportivo invece ha la treccia con la coda, quello non è cambiato, come non è cambiato nel look da notte e nel look da festa, sempre questi che ci sono anche nel look da giorno. E poi mi sono dimenticata di cambiare l'acconciatura del costume da bagno, visto che questo, essendo materiale personalizzato con la modalità portatile, viene buggata, diciamo. Quindi vado a cambiare l'acconciatura e quasi quasi io metterei ancora questi, sì, che mi piacciono molto. Tra l'altro, in tanti mi avete chiesto come si fa ad attivare la modalità portatile. Dovete semplicemente andare in opzioni di gioco, nella cartella grafica dovete scendere e attivare la spunta su modalità portatile, poi applicate le modifiche e riavviate il gioco, altrimenti non si attiverà l'opzione. Adesso invece passiamo a modificare il look di Sofia, che tra l'altro è magrissima. Avendo sviluppato completamente l'abilità motoria, si è fatta il fisico, ma la vedo troppo magra, quindi dovrò mangiare un pochettino di più, anche se il suo tratto, insomma, è regina della cucina, quindi sicuramente le piacerà mangiare. Le vado a togliere gli occhiali e le metto subito le ciglia, che sono quella aggiunta in The Sims che secondo me non può mancare nei Sim, perché cambiano tantissimo. E mettiamo queste, vediamo un po'. Queste forse sono un po' troppo. Mettiamo queste qui, sì, queste. I capelli, vediamo un po' che capelli possiamo metterle. Tra l'altro, l'altro giorno ho comprato lo staff pack, se non sbaglio, vita da spa, ora non ricordo, qualcosa del genere, comunque quello della spa, e quindi ho delle acconciature nuove che posso, volendo, utilizzare. Vediamo se c'è qualcosa di carino. La treccia, questi non mi piacciono, nemmeno questi, sono troppo corti. Vediamo un po'. Io quasi quasi le metterei, avevo scaricato un'acconciatura che mi piaceva delle trecce, eccole qua, queste, che devo dire mi piacciono molto. Oppure ci sono anche queste, che hanno la possibilità di selezionare colori un po' più, meno naturali, e per lei farei tipo o questi con qualche sfumatura bionda. Vediamo, altrimenti ci sono questi, sempre delle treccine con la sfumatura e la frangetta. Vediamo un po', anche questi non sono male, mi piacciono, sono un pochettino più corte le trecce. Se no ci sono questi, che anche questi mi piacciono, però avendo appunto attiva la modalità portatile, poi c'è il bug che non mi piace, cosa che invece ad esempio non succede con questi, che sono i capelli che al momento indossa Emma, però non voglio farglieli uguali, quindi io terrei buone le trecce e quasi quasi farei queste più corte e le facciamo così, un po' più scure magari. Devo dire che questi non mi dispiacciono. Passiamo adesso ai vestiti, vediamo un po' cosa possiamo mettere. Corpo intero cosa abbiamo? Vediamo un po'. Che bella la salopette, sì, questa mi piace. Vediamo anche i colori, è disponibile anche così chiara con la maglietta maniche corte. Sì, queste mi piacciono. Cambiamo le scarpe e mettiamo tipo queste. Sì,
Perfetto. Look formale. Allora, le ciglia puntualmente, queste le devo sempre mettere ogni volta. E avevamo detto queste. No, queste. Sì, queste qui. Mettiamo un po' di blush, ma poco poco. Così. E qualcosa per di formale, ad esempio questa camicetta mi piace. Magari cambiamo il pezzo di sotto e mettiamo questa gonna nera. Ma sì, sta bene. Cambiamo le scarpe, magari mettiamo queste ballerine basse nere. Perfetto, look sportivo, non mi piace questo assolutamente, quindi mettiamo questa che fa parte appunto dell'espansione dedicata alla spa, questa azzurra, e come pantaloni mettiamo questi bianchi. Cambiamo le scarpe e le mettiamo tutte bianche. Mettiamo le ciglia anche qua, ottimo. Poi passiamo al look da notte, mettiamo subito le ciglia così e mettiamo corpo intero. Cosa abbiamo? Questa tutina intera mi piace, lasciamo anche queste pantofoline con il coniglietto molto simpatiche. E poi passiamo al look da festa e vediamo un po'. Allora, mettiamo sicuramente le ciglia, che sono qui. Poi facciamo un eyeliner un po' più marcato magari. No, mettiamo queste, anche qua mettiamo un po' di blush leggero, mettiamo qualcosa sulle labbra tipo questo, un lucida labbra nude leggero sul rosato, e poi direi qualcosa sugli occhi, magari facciamo un ombretto, no questo è troppo scuro. Qualcosa sul dorato tipo questo. Ok, e per quanto riguarda i vestiti invece vediamo corpo intero se c'è un bel vestito carino. Oh mio Dio, no, decisamente no. Questo, altrimenti c'è questa tutina che magari potremmo farla rossa, gialla, questa gialla, giallo senape mi piace. Cambiamo le scarpe e mettiamo, proviamo questi stivali alti. Sì, non è male, mi piacciono, altrimenti potremmo farli anche marroni, quasi quasi stanno meglio. Sì. Passiamo al look da piscina. Magari togliamo gli accessori, mettiamo le ciglia e poi direi che siamo a posto. Le solite ciglia erano queste qui, se non ricordo male, esatto. Ed ecco qua, abbiamo cambiato completamente tutti i look di Sofia. Li rivediamo velocemente un'ultima volta. Look quotidiano, look formale, sportivo, da notte, da festa e da piscina. Magari da festa potremmo cambiare l'acconciatura quasi quasi e farla o le trecce più abbondanti, quelle un po' più piene, queste qua se non sbaglio, esatto, magari un po' più chiare tipo così. Sì, dai, perfetto. Fatto questo, direi di trasferire l'unità familiare. Ebbene sì.
ho deciso di far trasferire tutta la famiglia in un altro appartamento più piccolo perché fra pochissimo inizierà la seconda stagione che voglio dedicare completamente ai figli di Jessica e Mark. Quindi loro andranno a vivere da soli. Per il momento, in queste ultime puntate, si porteranno anche Sofia, che comunque è ancora un adolescente, quindi vivrà in casa con i genitori ancora per un paio di episodi, e poi nella nuova stagione si trasferirà da sola e porterà con sé anche la cagnolina mia. E quindi direi di trasferire l'unità familiare al momento tutti e quattro, poi però la casa sarà soltanto di Jessica e Mark, e se non ricordo male l'ho posizionata a Newcrest, vediamo se non sbaglio, esatto, eccola qua, questa è la casetta. Al momento ci sono appunto due camere da letto, che poi però diventerà soltanto una per i genitori, quindi trasferiamo ed ovviamente ammobiliato. Ecco fatto, quindi andiamo. Ed eccoci qua, sono tutti in pigiama perché praticamente stavano dormendo, sono le 6 di domenica mattina. Prima però voglio farvi vedere la nuova casetta dove andranno a vivere, che secondo me è davvero molto bella, molto accogliente. Questa l'ho scaricata dalla galleria del gioco, l'ha creata una ragazza ed è stata davvero secondo me molto molto brava, però io ho fatto delle piccole modifiche in realtà. Ho cambiato completamente tutto l'interno, ho tenuto la struttura, sono andata ad aggiungere la macchina, una pianta e poi anche qua dietro ho fatto questo recinto. Ho deciso di chiudere perché ho voluto mettere il barbecue, ho voluto mettere i giochi per Mia e anche questo tavolino con l'ombrellone. Insomma, volevo creare qualcosa di molto intimo, piccolino però insomma molto molto intimo, quindi ho deciso di chiudere con questo recinto. Vi faccio vedere la casa. Allora partiamo dall'ingresso, anzi partiamo da davanti. Questo è appunto l'ingresso, c'è questo portico con questa panchina se vogliono sedersi magari quando sono più anziani Jessica e Mark, guardare insomma la gente passare, insomma rilassarsi con una buona tazza calda, non lo so, fantastichiamo un pochettino. Comunque questo è l'ingresso che ho deciso di decorare in questo modo. Ci sono dei quadri, un tavolino, questa libreria e poi si va in salotto. Qua c'è anche la gigante cuccia di Mia, che poi se ne andrà insomma con Sofia. Qui c'è il salotto con la radio, il divano, ho messo un divano per due persone. Questa è la cucina, davvero molto semplice, abbiamo il gas, il microonde, la macchina per fare il caffè, insomma giusto le cose essenziali. Ho deciso di mettere il bancone della cucina in questo modo, così almeno si riesce a dividere meglio la cucina dal salotto, visto comunque una casa davvero molto molto piccola. Ok, con i muri si riesce a capire meglio com'è il tutto. Poi qua ci sono due cose per Mia, quindi la ciotola per la pappa e la scatola dei giochi. Questo è appunto il salotto. Poi abbiamo queste due porte. Questa porta in bagno, eccolo qua, c'è la doccia. Ho messo due lavandini, ci sono un po' di profumi, qua ci sono gli accappatoi, c'è questa vasca, la vasca della spa, e poi c'è ovviamente il bagno vero e proprio, i sanitari, un po' di shampoo, i prodotti insomma per lavarsi. Poi da quest'altra porta si va in camera da letto dei genitori, perché volendo Jessica e Mark potranno andare in bagno sia dalla cucina, dal salotto, ma anche dalla loro camera da letto, che è davvero molto molto semplice. C'è il letto, un piccolo armadio, uno specchio, una pianta e niente di più. Esatto, poi per andare invece in camera di Sofia dovrà passare per forza dalla camera dei genitori, perché non volevo mettere una porta qua, altrimenti non mi piaceva poi come usciva il salotto. Comunque questa è la cameretta, la piccola cameretta di Sofia, c'è il letto singolo, la scrivania con il computer e poi c'è questo mobiletto con tutti i suoi vestiti, c'è lo specchio, c'è una piccola libreria, insomma piccola ma davvero molto coccola, molto molto accogliente, ed l'ho fatta sul colore del rosa, come si può notare. Mi piace davvero molto come è uscita, poi la condividerò nella mia biblioteca, così se volete scaricarla
potete farlo. Niente, direi di giocare. Allora, innanzitutto abbiamo detto: è domenica mattina, quindi oggi nessuno di loro andrà a scuola, nessuno andrà a lavoro, ottimo. E sono un po' tutti a disagio, però che succede? Allora, abbiamo Sofia che ha bisogno di mangiare, quindi vieni qui e facciamo, fai colazione e mangia macedonia di frutta. Mark invece anche lui ha bisogno di mangiare, quindi anche tu vieni qua, fai colazione e tu mangi frittelle. E a questo punto anche Jessica, anche lei ha fame, fai colazione e mangia uova e toast per te. Alt, c'è Mia che però non riesce ad entrare, perché? Chiama Mia, vediamo. Perché non fai le scale? Ah, ok, ce l'abbiamo fatta, prima non veniva, bravissima. Eccola qua, ottimo. Accarezza e vieni a sederti. Perfetto, poi facciamo impara a conoscere e facciamo discussione intelligente, intellettuale e abbraccia. E nel frattempo abbiamo Jessica e Sofia che stanno facendo colazione guardando la TV, quindi facciamoli chiacchierare un po'. Rallegra, parla di cucina e tu, Sofia, invece entusiasmati dell'aria aperta e chiedi della vecchiaia. Vediamo se c'è ancora altre scelte amichevole. No. Buffo. Discuti di alta cucina. Sofia ha completato i compiti a casa e anche ha raggiunto il livello 3 di un'abilità, quindi ha soltanto bisogno adesso di farsi un bagno, quindi fai una doccia calda e sensuale. E Jessica invece ha bisogno ancora di mangiare bene, è ancora affamata, poi magari gratta il posto preferito di Mia e poi chiedi di venire a sederti. Eccola qua, si è seduta sul tappeto. Loro nel frattempo si fanno un po' di coccole. Chi è venuto a trovarci, Emma, facciamola entrare. Invita a entrare. Sofia si sta facendo la doccia e Mia ha bisogno evidentemente di mangiare, quindi riempi, impostiamo l'orario programmato, facciamo ogni 3 ore. E magari blocchiamo la porta per tutti gli animali, che così almeno Mia non scapperà più di casa. E Sofia, vieni qua a chiacchierare un po' con Emma e sfoggia il selfie. Complimento sincero. Impara a conoscere. E guardate un po' chi è arrivato, anche Tommy, quindi invita ad entrare e magari venite qui fuori, vai qui insieme. Dai, vai a aprire a Tommy che ti sta aspettando fuori dalla porta. È imbarazzata, è impossibile non vedere, hai visto per sbaglio qualcosa che non avresti dovuto vedere. Ok. Mark invece deve raggiungere il livello 8 di logica. Ecco, mi sono dimenticata di mettere un tavolo da scacchi per Mark. Magari lo farò dopo, lo andrò ad aggiungere dopo. Eccoli qua tutti e tre i fratelli in cortile nella casa nuova dei genitori. Magari Mark vieni fuori e griglia qualcosa. Griglia
una bistecca, delle bistecche. Prepara il pranzo per tutti, visto che è già mezzogiorno ormai. E nel frattempo Sofia gioca un po' con Mia, gioca, accarezza, impara a conoscere, altre scelte amichevole, bacia. Intanto loro giocano insieme, vediamo che punto è Mark con la carne. Bravo. E Jessica sta ancora chiacchierando con Emma. Racconta una barzelletta sulla moda. Le bistecche sono pronte, quindi direi di chiamare a tavola. Cavolo, non ci ho pensato, mi sono dimenticata di mettere gli sgabelli. E adesso infatti non sanno dove sedersi, stanno mangiando sul divano. Tommy sta andando fuori. Ebbene sì, quindi anche tu e Sofia vieni fuori. E siediti qui, e anche tu Mark vieni qua e siediti. Ma questo è andato a male, quindi via. Perfetto. Visto che sono le 3 di domenica pomeriggio, quasi quasi potremmo mandare Jessica e Mark, visto che sono un po' affaticati, alla spa. Così la proviamo insieme, visto che ancora non l'ho scaricata l'altra sera, non ho ancora giocato. Sono curiosissima. Mark, vai a sederti anche tu. E intanto Jessica interagisce un po' con Mia, parla e accarezza, e facciamo gratta il posto preferito. Eccoli qua, loro tre stanno mangiando insieme, chiacchierate un po', offri consigli e complimento sincero, fai delle facce buffe. Invece Sofia con Tommy racconta un aneddoto divertente. Ah no, che Tommy sta andando. Niente, chiacchierate un po' voi insieme, discute della struttura dei sapori, perché appunto Sofia ha l'aspirazione di diventare una regina della cucina. Quindi deve cucinare 2 pasti, quello è stato il motivo ispirato, e cucinare 5 pasti eccellenti. Questo però lo voglio vedere, voglio iniziare a vederlo all'inizio della seconda stagione. Quindi in queste ultime 2 puntate ci concentriamo su Jessica e Mark. Mark oggi deve soltanto raggiungere il livello 8 di logica, quindi dopo magari metto qua fuori il tavolo da scacchi, che così può aumentare ancora la sua abilità di logica, oltre che leggere dei libri di logica. Quindi fatto questo, hanno finito di mangiare, Tommy è andato via, Emma invece anche lei è andata via, quindi direi di andare alla spa. La spa tra l'altro si trova davvero molto vicino alla casa di Mark e Jessica. Direi di mandare però soltanto Jessica e Mark, senza Sofia, soltanto loro due. Ed eccoci qua, eccoci arrivati. Come primissima cosa facciamo annunciare l'apparizione a Jessica, così ottiene un po' di follower. Fra 30 minuti inizierà lezione di yoga di potenziamento cerebrale. Trova e avvisa l'istruttore di yoga se desideri partecipare. Ok, fra 30 minuti inizierà lezione di yoga di potenziamento, sì. Jessica ha guadagnato 80.000 follower, perfetto. Prima di tutto vediamo un po' com'è questa spa. Eccola qua, è gigante, è veramente gigante, guardate che enorme. È su 2 piani. Al primo piano cosa abbiamo? Vediamo un po', allora questo è l'ingresso. Qua c'è una fontana, poi c'è un divano per rilassarsi. Qua invece dove si va? Abbiamo il bagno
con gli spogliatoi. Qua infatti ci sono le docce, qua ci sono gli altri spogliatoi, infatti Mark si è già preparato. Poi qua c'è una zona relax dove si può bere e mangiare qualcosa. Qui immagino che si possa fare yoga. Che bello! E al piano di sopra invece cosa abbiamo? Allora, di qui si sale, qui c'è la sauna, qui ci sono i lettini per fare i massaggi, qua probabilmente si potranno fare altri massaggi, rilassarsi, anche qui. No, vabbè, è stupendo. Qua volendo si può fare un po' di attività fisica. Qua c'è la vasca per fare dei bagni caldi, dei bagni di fango, anche qua si può fare yoga. E esegui una sessione di yoga. Sì, esegui una sessione di yoga, facciamo potenziamento cerebrale. Sì. Anche tu, Mark, vieni qua e fai lo stesso. Mark si è già messo in accappatoio, è già pronto. Assolutamente bisogno di relax, infatti. Non ci ha pensato un attimo a cambiarsi. Ed eccoli qua, acquisita l'abilità di benessere. Emma Parisi sta chiedendo se mi piacerebbe che ci trovassimo da qualche parte. No, stiamo facendo yoga, grazie. La nuova abilità di benessere di Mark gli permetterà di eseguire varie posizioni di yoga, di meditare e di effettuare un massaggio. Ai livelli superiori si sbloccano nuove posizioni yoga, massaggi, ricette e interazioni sociali. Wow! No, vabbè, guardate, la spa si affaccia, dalle vetrate si affacciano proprio sulla parte, sul retro della loro casa, cioè sono proprio attaccati. Aiuto! Jessica non ha molto l'equilibrio. Aiuto anche Mark, non è molto molto pratico. Comunque, proviamo qualcos'altro, tipo, qui cosa abbiamo? Rilassati insieme, fai fichi fichi con, rilassati insieme. Vediamo. Ma questo è Derek? Sì, è Derek. Eh sì, questo è proprio la sauna. No, vabbè. Che spettacolo. Facciamoli chiacchierare un po'. Sussurra smancerie. Bacia. Amoreggia. Lamita, show. Avevano assolutamente bisogno di un po' di relax e di intimità. E intanto che loro si rilassano nella sauna, che altro potremmo fargli provare? Vediamo qua. Ricevi un massaggio. Ah, ok, ricevi il massaggio con le pietre, ricevi il massaggio di aromaterapia con bocciolo di loto, ricevi il massaggio di aromaterapia con lavanda, con rosmarino e menta, ricevi il massaggio muscolare profondo. Io farei, ricevi il massaggio di aromaterapia con bocciolo di loto per Jessica. Mentre a Mark direi di richiedere un massaggio ai piedi da Roberto, che è libero. Jessica è pronta per ricevere il massaggio. Shaga.
Vaporizzazione soddisfacente. Un po' di tempo nella sauna può fare meraviglie per il corpo, è vero. Ok, ci siamo. Jessica sta continuando il suo massaggio e Mark ha iniziato adesso il massaggio ai piedi. Mi sa che gli facevano un po' male. Intanto presentiamoci magari. Grazie mille, Jessica ha ricevuto il suo massaggio, presentazione allegra, e poi magari vai a farti una doccia. Perfetto, adesso ti conviene andare a farti un bagno perché hai sudato un po' troppo. E sono già le quasi le 10 di sera, quindi direi che poi è ora di rientrare a casa. Facciamo una cosa, Mark, lo mandiamo a casa. Vai a casa visto che sei stanco. E Jessica invece vai a partecipare. Ah no, ok, anche lei mi sa che ha perso la lezione perché è passato troppo tempo. Esatto, niente, vieni qua e esercitati nello yoga per una decina di minuti e poi torni a casa. Mark intanto sta andando a casa. Piano piano, dai, è concentrata, posizione migliorata, l'esercizio porta alla perfezione. Bravissima Jessica, direi che adesso è arrivato il momento però di andare a casa perché è tardissimo. Vai a casa. Ed eccoci arrivati. Allora, direi innanzitutto di reclamare il letto. Reclama e dormi. Sofia, anche tu reclama il letto, però ancora non hai bisogno di dormire, ma hai bisogno di farti una doccia. Mark invece ha soltanto bisogno di mangiare qualcosina, quindi prendi una porzione e poi sveglia mia. Eccola qua Jessica che è rientrata dopo un giorno di spa, un pomeriggio di spa, ma è nonostante tutto cotta e stanchissima, ha bisogno di dormire e lei è andata a letto. Questo magari mettiamolo in frigorifero, così come quest'altro piatto. Ma è Sofia che sta cantando sotto la doccia, sì. Hai bisogno anche di... Allora, asciuga qui, poi vieni in bagno. Vediamo magari qui l'addestramento di Mia, come è diventata brava. Oh. Magari andate a giocare in cortile, che così c'è un po' più di spazio. Ah, hai bisogno di essere lavata, esatto. Fai un bagno a Mia allora. Brava, ha dato la zampa. Però ve lo faccio vedere dopo questo perché ha assolutamente bisogno di essere lavata. In realtà domani mattina Sofia dovrebbe andare a scuola, dovrebbe svegliarsi per le 7 perché le 8 va a scuola. Però voglio, prima di chiudere l'episodio, voglio farvi vedere come è diventata brava Mia con l'addestramento. Prima facciamole un bel bagno perché ha bisogno di essere pulita. Perfetto, eccole qua. Quindi, altre scelte. Ordini di addestramento, vediamo, dai la zampa. No, Sofia, torna qui, grazie. Ha sicuramente bisogno di dormire. Ok, così si finge morta. Poi facciamo. Distenditi. Bravissima. Altre scelte, parla. Brava. E poi rotolati. Che carina. E poi facciamo, siediti. E anche dai la zampa. Bravissima. A questo punto chiedi di andare a fare i suoi bisogni, abbracciala, baciala e poi
Sofia mangia qualcosa, ma in realtà non ha tanto sonno, come potete vedere, però è meglio andare a dormire perché domani bisogna andare a scuola. Brava mia, ha fatto entrambi i suoi bisogni. Sono tutti a dormire. No. Sofia reclama il letto, ok, e dormi allora. Vai nel tuo letto a dormire. Cosa c'è da ridere? Vai a dormire che sono già... No, vabbè, sono già le sette di lunedì e lei ancora non ha dormito. Vabbè, facciamo finta di niente. Infatti andrà a scuola fra circa un'ora. Cioè, adesso. Bene. Vai subito a scuola. Mark, tu vai subito a lavoro. Eccoli qua, stanno uscendo tutti e due di casa. Sia Mark che Jessica, bravissimi. Jessica, anche tu vai al lavoro, assolutamente. E hai bisogno di mangiare qualcosa, quindi mangia qualcosa. Fatti un bagno se ce la fai e poi vai al lavoro. No, vabbè, guardate dove si è messa a dormire, mia. Sul divano. No, vabbè. È quasi più grande lei del divano stesso. Un telefono da prendere, oddio. Sofia è stata sorpresa a giocare con il cellulare quando avrebbe dovuto seguire la lezione. Dovrebbe bastare un'ammonizione, requisiti del telefono, si direbbe una lezione noiosa. Dovrebbe bastare un'ammonizione, facciamo questo. Perfetto. Jessica deve andare a lavoro, quindi vai al lavoro, interrompi il bagno. Perfetto, e anche Jessica sta andando a lavoro. E niente ragazzi, io direi che questo episodio può anche terminare qua. Nel prossimo, che sarà l'ultimo di questa prima stagione, ci dedicheremo ancora a Jessica e Mark per l'ultima volta. Poi comunque nella seconda stagione li vedremo ugualmente, però molto molto meno. Quindi nella prossima puntata magari guarderemo ancora un attimo bene la loro carriera lavorativa. Magari cercheremo anche di ottenere una nuova promozione. Sicuramente per i primi episodi della seconda stagione Sofia vivrà ancora qua, visto che comunque è passata di età da poco e deve un attimo godersi la sua adolescenza. Poi quando sarà una giovane adulta andrà a vivere da sola. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe creare un appartamentino o magari anche dei sim che io poi possa scaricare tramite le vostre gallerie. Se questa idea vi può piacere, magari insomma create degli appartamenti, delle casette, dei sim, delle unità familiari e utilizzate l'hashtag GiadaFra, così poi io riesco a trovarli più facilmente e li posso scaricare per utilizzarli in gioco. Mi piacerebbe molto utilizzare anche i vostri appartamenti, le vostre case, se vi piace crearle. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a mettere un bel pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Nel frattempo vediamo cosa sta facendo Mia, vi mando ancora un grossissimo bacione e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!